Tutti, sono Roberta Minazzi, docente di economia, gestione e marketing delle imprese turistiche presso il corso di studi di scienze del turismo a Como. L'obiettivo della presentazione di oggi è quella di fornirvi delle informazioni generali sul corso di studi e di poi focalizzarci su quali sono i principali sbocchi occupazionali di questo triennio. Il percorso è quindi triennale, non è previsto un test d'ingresso, ma vi sarà una prova di verifica delle competenze iniziali volta a comprendere se esistono delle lacune da poi recuperare nel corso del primo anno. Troverete anche un esempio in seguito sulle pagine, pubblicato sulle pagine dell'ufficio orientamento. Al termine del percorso, lo studente approfondirà un argomento di uno specifico corso che ha seguito durante il triennio e quindi effettuerà una prova finale presentando i risultati ad una commissione di laurea. La nostra sede è la sede di, ci troviamo a Como come dipartimento. Scienze del Turismo fa parte del Dipartimento di Diritto, Economia e Culture. Con anche il corso di studi in giurisprudenza. Ci troviamo presso il chiostro della Basilica di Santa Bondio, che è una perfetta sede per potersi formare in un ambiente immerso nella cultura e nella storia, quindi anche molto piacevole, come ambiente di studio. Passiamo agli obiettivi e alla struttura del corso. L'obiettivo del corso è quello di fornire agli studenti le competenze per operare nelle organizzazioni turistiche. Un primo focus per noi è quello della multidisciplinarietà. Siamo profondamente convinti che fornire un percorso di studi che integri materie economico-aziendali, umanistiche e giuridiche permette allo studente di ampliare le proprie vedute, di avere più punti di vista nella risoluzione dei problemi, quello che viene comunemente chiamato problem solving. Abbiamo due percorsi, un percorso di management del turismo, caratterizzato ovviamente da materie più economiche, quindi vi faccio alcuni esempi, marketing delle imprese turistiche, organizzazione aziendale, economia del turismo, e un percorso denominato turismo della cultura. In questo percorso gli studenti approfondiranno invece maggiormente materie storiche, storico-culturali, storia dell'arte e così via, che li condurranno ad altri sbocchi occupazionali di cui parleremo a breve. Le lingue per noi non sono una materia integrativa, per chi studia turismo le lingue sono profondamente importanti, inglese, tedesco, spagnolo e giapponese sono le lingue già offerte dal corso di studi, ma grazie alla sinergia col corso di studi in scienze della mediazione interlinguistica e interculturale che si trova a Como in un altro dipartimento, siamo in grado di permettere agli studenti di scegliere anche materie come il russo e il cinese. Altro aspetto importante è l'internazionalizzazione. Non mi dilungherò perché abbiamo un altro video su questo tema, ma oltre all'Erasmus che tutti conosciamo, offriamo un programma di studio con un'università americana negli Stati Uniti, quindi, e un workshop sul turismo sostenibile alle Maldive. Crediamo fortemente che sia importante approfondire il collegamento col mondo del lavoro e quindi stimolarlo nel corso del triennio. Quindi, promuoviamo molto presso gli studenti stage, tirocini, creiamo collegamenti con le imprese del territorio per appunto permettere agli studenti di lavorare in azienda, ma permettere anche agli studenti di approfondire casi di studio e testimonianze portando gli imprenditori in università. Entrambe queste attività sono molto importanti appunto per creare un collegamento e per trasformare tesi di laurea, come accaduto, in assunzioni o progetti e laboratori didattici e stage in vere e proprie assunzioni future. Passiamo ora appunto al focus di questo video, gli sbocchi occupazionali. Un primo importante tema è quello della gestione alberghiera, anche per dove ci troviamo, il luogo in cui ci troviamo, anche la sede di Como, no? Luogo in cui si sa la tradizione alberghiera è molto importante. Un primo aspetto quindi è voglio diventare direttore d'albergo. Certo non lo divento subito appena dopo la laurea, farò un percorso di esperienza per arrivarci, però posso anche pensare in questo percorso di ricoprire altre cariche.
front desk manager, quindi essere la persona che coordina e gestisce tutto il reparto ricevimento, food and beverage manager, chi si occupa di gestire il reparto ristorazione, inteso come ristorante, bar, eventi, catering e tutto quello che la struttura offre. Chiaramente questa figura è più, la troviamo di più nelle catene piccole, medie e grandi rispetto alla singola struttura. Revenue manager, forse quella che conoscete di meno, che è un operatore che si occupa di ottimizzare la redditività della capacità produttiva. In pratica, l'obiettivo è quello di riempire il più possibile la struttura. Tutte queste figure le possiamo trovare anche negli altri operatori dell'offerta turistica, tour operator, agenzie di viaggi, imprese croceristiche, compagnie aeree e imprese della ristorazione. Quindi tutti questi, diciamo, ruoli, il manager della comunicazione, responsabile di prodotto, chi sviluppa i prodotti turistici, chi sviluppa i pacchetti e così via. Abbiamo poi l'esperto di promozione turistica per gli enti e gli amministratori locali. Sempre di più le destinazioni, i territori capiscono che hanno bisogno di figure professionali preparate per promuovere il turismo. Anche le singole attrazioni, musei e altre attrazioni turistiche, parchi, parchi di divertimento, parchi a tema, hanno bisogno di figure in questo senso. Infine, l'esperto di marketing in generale anche per l'editoria turistica, sia essa tradizionale o online, quindi tutto ciò che riguarda i ruoli legati al digital marketing, social media manager e così via, i rapporti con la clientela, quindi la gestione dei rapporti con i clienti, monitorare la reputazione online e essere in grado di gestirla al meglio, e infine ruoli di accompagnatore turistico, guida turistica. Per esempio, per la guida turistica chiaramente poi c'è uno step di esame successivo a quello che è la laurea per permettere di essere guida turistica di un determinato territorio. Con questo, in modo molto veloce, ho terminato una carrellata su quelli che possono essere gli sbocchi occupazionali nel turismo e del nostro percorso di studi. Chiaramente siamo in un momento particolare, immagino che tutti voi siate preoccupati perché il turismo è in crisi, ma vi assicuro che le imprese stanno cercando di cogliere le opportunità che derivano da questa crisi. Certo, alcune non riapriranno, alcuni non ce la faranno ad adattarsi, ma quelle che si adatteranno stanno già cercando stage, tirocini, persone che abbiano entusiasmo per il turismo e siano in grado di trascinare le imprese di colpo, proiettate fra 5 anni, quindi improvvisamente in 5 mesi faremo quello che avrebbero fatto le imprese in 5 anni. È una sfida importante, abbiamo 3 anni per prepararci a questa sfida nel vostro caso, e l'obiettivo dal nostro punto di vista è fornire a voi le competenze anche più aggiornate rispetto a quello che sta accadendo in questo momento nel mondo, e in continuo contatto con le imprese fornirvi le competenze giuste per quello di cui avrete bisogno fra 3 anni. Quindi io vi auguro il meglio e spero di rivedervi in università il prossimo anno. Grazie.